fantastici. Niente scene che fanno riferimento al sesso tra omosessuali e alla droga. Non fare di nuovo i play per vincere domani, ritenersi salvi, che non retrocederanno direttamente, però poi potranno retrocedere lo stesso. Che bella cosa. L'ho fatto pure io col San Nicola, lo sai, te lo ricordi? In promozione. L'anno che hai continuato l'avventura, l'anno che ho continuato l'avventura, abbiamo fatto lo spareggio per non retrocedere direttamente con il Vitulazio a Puglianello. Ah sì sì, mi ricordo, sì, poi sì, Puglianello, che il Vitulazio andò a fare l'altro spareggio. Ci furono anche le due polemiche, perché il Vitulazio, l'allenatore del Vitulazio, era Ernesto Geloso, sì, di Puglianello, abita a Retocamba, ho focalizzato, suo figlio dietro al campo, vabbè, scelsero proprio, ma noi eravamo scarsi e quindi dovevamo prendere. Visto che hai ricordato quel fatto, io ci tengo sempre a menzionare e a mettere in evidenza, al di là delle battute con te e del rapporto che ci sta, oggi ci sono molti sapientoni nel calcio. Sì. E nessuno, secondo me, di tante persone che io incontro, vedo in tutte le categorie, perché non per pavoneggiarmi, ma ieri stavo al Galà, conoscevo sia quelli di promozioni che di Serie D, cioè chi caccia tra virgolette 2000 euro e chi caccia invece 15-16 mila euro per un calciatore, diciamo, di eccellenza, e se non di Serie D. Però devo mettere sempre in evidenza quel fatto che con quel San Nicola, che l'anno prima aveva battuto il Durazzano, se non erro, nel playoff di prima categoria, te sei stato l'artefice principale che ha portato questo gruppo di ragazzi in giro per la Campania, per le province di Napoli e di Caserta, a fare esperienza, perché a dicembre forse al tuo posto qualsiasi società avrebbe mollato, invece hanno trovato in te una persona disponibile soprattutto. E vogliamo fare un applauso a Ezio Riccardi, facciamo un applauso. E penso questo sia fondamentale nel calcio, perché oggi non c'è più la disponibilità delle persone. Non parlo non solo come allenatore, ma anche come semplice addetto stampa. Io non vedo nessun ragazzo che all'età mia va sui campi. Lo sai da quanto tempo lo sto dicendo che ogni società che dovrebbe avere il suo addetto stampa? Io scendevo da Lucazze Guaglione, che non dà niente a fare la mattina sera, ma ti dice a fare l'addetto stampa. Se non hai la volontà, la passione dentro di te, e non trovi gli ambienti giusti, è difficile che nascano nuove figure del genere, perché realmente io sono partito da zero, e poi il papà dopo un certo punto ha abbandonato il calcio, diciamo, di un certo livello a Durazzano. Scusa, il papà di chi? Il papà, intendo, di Alessandro. Di Alessandro, io non c'ero arrivato ancora, ci volevo arrivare piano piano. È stato storico presidente del Durazzano. No, già l'ha detto, io moglie l'ho detto, ci voglio arrivare piano piano, e quella ha detto Alessandro Crisci, presidente Durazzano. E vogliamo fare un grandissimo applauso a Alessandro Crisci per la vittoria a Durazzano, nuovamente sindaco, che bello, tutti a festeggiare. Si può dire, festeggiato. Ha vinto pure con un largo margine, quindi è giusto pure. Ma non ti pavoneggiare, perché tu eri addetto stampa, e che quindi chissà che bella. Stai a fare i danni, cioè, fai come l'allenatore. L'allenatore non serve a un cazzo, quindi anche l'addetto stampa in realtà non serve a un cazzo. Va bene, salutiamo Arturo Passero. Buonasera Ezio, a tutti i due ospiti. Arturo Passero, dirigente del Tufaravalle, quindi stiamo parlando della squadra che ha vinto la seconda categoria. Gli altri anni al Galà premiavano anche le squadre di seconda, quest'anno invece non se ne sono per niente cacate, e hanno fatto bene, sono troppo. Io penso che il Galà è un bel appuntamento, perché comunque rivedere tutte le persone in un unico posto che fanno calcio in Campania è importante, perché è un appuntamento sentito. Giustamente, nemmeno organizzarlo non è semplice, perché oggi io ho fatto organizzazione di eventi di qualsiasi tipo, quindi so benissimo che dietro c'è un lavoro esagerato. Naturalmente, io lo vedo semplice come organizzazione, lo sai? No, non è semplice. E tanto stanno sempre gli stessi, tutti seduti, sempre gli stessi. Però li chiamo, dice, senti, fai come l'anno scorso, siedi là e parli. Ti posso dire, forse le categorie, diciamo, più inferiori, dalla prima a scendere, meriterebbero forse un Galà a parte, ma non perché sia inferiore, perché è talmente più vasto, sono talmente più le società, i gironi, che considera solo la terza categoria Salerno, se vogliamo parlare della terza categoria a livello regionale, sono più di 10 gironi. Ma anche Avellino ne sono tanti. Avellino, solo qua, diciamo, siamo un po' scordati. Invece sembra strano, ma Napoli
ne ha soli due. Napoli. Ma giustamente, gamma fa la terza categoria, diranno a Napoli. In base ai concetti. Oh, non mi toccate la terza categoria, perché qui abbiamo anche un atleta del Durazzano che quindi tra pochissime ore scenderà in campo per questa semifinale playoff. Vogliamo parlare un po' di terza categoria, Stefan? Sono molto impreparato. Sono stato una volta a vedere la partita del Durazzano, perché io, come dicevo prima, quando mi prendo un impegno lo mantengo. Sì. Okay? Tornando al discorso di Muro, dicevo prima, e disse: ragazzi, verrò a vedere una partita e verrò a vederla contro l'Antonio Tedino, che era la capolista. Okay, okay. E devo dirti che mi portai anche Ugo Amato, il nostro fotografo. Sì, lo conosci. Ha portato sfortuna. Sfortuna. E si è divertito, però. Come giorno, hai detto, ragazzi, e prendevamo in giro nel gruppo, se ti ricordi, il nostro gruppo WhatsApp. I dirigenti che fanno parte del nostro gruppo di altre categorie, che c'era più gente categoria. Sì. E ci sono realtà dove la terza categoria fa più numero di presenze di spettatori rispetto alla promozione. È vero, altri. Alessandro sta facendo i numeri la terza categoria di Durazzano, che diciamo è il suo primo anno di vita dopo un po' di inattività. Sì, allora innanzitutto buonasera a tutti. È vero, non aveva detto ancora buonasera. No, cioè l'abbiamo frizzato per un quarto d'ora. Ok, allora ti ringrazio per l'invito. Allora, parliamo della terza categoria. Durazzano stiamo facendo bene, una realtà che è nata nell'ultimo momento proprio dell'inizio del campionato, con mister Pietrantonio. Salutiamo il mister Rapatiello! Che spettacolo! Vai Alessandro, vai! No, ci stiamo togliendo delle sue. Io la giacca, mi sono dato la giacca perché faceva caldo. Diciamo che l'obiettivo era metà classifica a inizio campionato, però siamo arrivati nei playoff ed è già una grande soddisfazione. Adesso ci andiamo a giocare con la consapevolezza che facciamo un buon calcio, facciamo divertire chi ci viene a vedere veramente, perché veramente Pietrantonio ci fa giocare bene. E voi anche vi state divertendo. Sì, questo tutto perché lui non è andato a fare allenamento stasera. Ah, quindi vuole giocare domenica. Quindi in questo momento, mentre noi siamo in radio, loro stanno facendo allenamento. Esatto. Sì. Ah, e lui deve dire per forza così, altrimenti domenica. E Pietrantonio ci starà ascoltando. Ma io penso che già che ha fatto il figlio del presidente Crisci e lui giochi a prescindere. Mica tanto. Ma sai quanta gente lo pensa questo fatto? È vero, invece no, sfatiamo questo. Perché nessuno ha un allenatore come Pietrantonio. Non guarda in faccia a nessuno, bravo, così si fa. Allora Antonio Ruggiero, buonasera a tutti, soprattutto a Mr. Riccardi, il number one come sempre. Ho una domanda da farvi: secondo voi quante probabilità ha il Durazzano di vincere contro i Rotondi? Ciao a tutti, a posto. Cioè sta dicendo che perdete. Abbiamo il 50%, però. Ottima risposta, sì, perché insomma è una finale, playoff, tutto può succedere, anche se su di voi pesa un po'. No, non andare. No, favore, non andare. Cioè, i ragazzi, dai una stamazzata prima di entrare in campo, quantomeno non dirglielo, ti presenti là, fai vedere. Però, sì, diciamo, partite particolari, attenzione. Grandi a tutti, Pietro Rivetti, conosci? Grandi a tutti. Ciao Durazzano. Durazzano. Dovete vincere per forza, questo è diciamo il gap un po' del Durazzano, sì. Però avete 120 minuti per farlo. Sì. Ce la giochiamo. Sta preparando il mister questa partita? No. Stanno facendo allenamento anche loro. Io non lo so come la stanno preparando. Appunto, stanno facendo allenamento, non lo sai. Però ricordo un dato statistico, sì, su questo match. Loro mi sembra che hanno vinto lì in campionato. L'unica squadra che ha vinto a Rotondi. Con Angelo Piscitelli Bomber. In questi casi, cosa potrebbe succedere? Che se doveste sbloccare voi la contesa, e un po' gli spettri del passato, di quella sconfitta, potrebbero riemergere nel Rotondi e mettergli un po' di paura. Perché il Rotondi ad oggi è molto sicuro dei propri mezzi, giocare in casa, un'ottima squadra, e quindi c'è da temere questo Rotondi. Manco a Rotondi la partita con Luzzano, un playoff di mamma mia, 3-0 quando c'era il Mainolfi su... Parliamo, quando c'era Mainolfi allenatore del Luzzano, parliamo di... e il Rotondi allenava Lombardi. No, Rotondi, fammi venire in mente. Forse c'era Michele Maietta, no, perché aveva vinto Silla, aveva vinto. No, la terza l'anno prima, Michele Maietta. C'era un ragazzo, era molto forte, che adesso non ricordo il cognome, fece un gol bellissimo su punizione. E se mi sbaglio era il figlio dell'allenatore.
Giuliano, mi posso confondere? Sì, anche io mi posso. Mi ricordo di questa partita. Mi ricordo, cazzo, però mi ricordo che i Rotondi. Mi ricordo questa partita Rotondi Luzzano. Infatti, no? Io dico, se tu le cose non le sai, ma perché le metti in mezzo? Cioè, è così semplice. No, stavo ricordando l'ultima volta che sono stato a Rotondi. L'ultima volta sono stato a Rotondi a mangiare la pizza, no, per vedere la partita di pallone. Ah. Comunque, sul campo intendevo. Sul campo, vabbè, vabbè. Comunque non andare a vedere la partita, stai tranquillo. Chi è arrivato? Non lo so, ma quello è il profilo di un altro. Cosa ti scrivono, Davide Iannuzzo, su questo profilo? Cosa significa davvero il nome del tuo meraviglioso figlio? Ma che cazzo ce ne importa a noi? Va bene, sentiamo un poco Carmine. Iniziamo a entrare in Australia. Per andare in Australia si prende l'aereo. Sì. Giustamente. Per entrare un po'. Per entrare, non è semplice. Non è semplice, rompono le palle. Sì, e ti fanno stare poi poco tempo. Sì, ci sono diversi visti che appunto per rinnovarli non è semplice. Ti danno la possibilità per entrare. Ma mo dici la verità, ma tu come ci sei arrivato in Australia? Io non penso, poi smentiscimi, che il famoso direttore sportivo Canguro abbia chiamato Carmine Pascarella al telefono. Senti, vuoi venire a giocare un po' in Australia? Diciamo che un canguro lo era, tra virgolette parlando. Cioè, nel senso, ho un carissimo amico lì, dopo un anno un pochino particolare che ho vissuto, dopo gli anni in primavera a Carpi. Vogliamo ricordare un po', ecco, il tuo curriculum per chi non lo sapesse. Diciamo che ho iniziato sin da subito a giocare a calcio, poi a 13 anni il buonanima di Ciro Vigorito mi portò a Benevento, dove sono cresciuto per 3 anni. Sono stato tutti i giorni nella mia amata città. Quindi dopo i 3 anni a Benevento sono stato a Carpi per 2, dove ho avuto la fortuna di giocare in primavera e giocare anche contro ragazzi coetanei che ce l'hanno fatta, che ora giocano nella massima serie o comunque giocano nei professionisti. Ho conosciuto tante belle persone. Poi dopodiché le solite cose che purtroppo succedono nel calcio. Voi per miei demeriti, voi per mancate promesse. No, io ti sto ascoltando, ma allo stesso momento sto leggendo dei commenti che in realtà con la nostra trasmissione sembra ci azzeccano proprio. Conoscete Pasquale Di Marzo, che dovrebbe essere un giocatore. Pasquale Di Marzo, sì, lo conosco. Sì, Antonio Saccone. Mia cascetta, meno su tu. Che cazzo state scrivendo? Siete su in diretta con i mezzi. Ma quando facciamo campagna football live, che diamo i risultati in diretta. Commento uno una partita del girone siciliano. All'improvviso, chiedeva il risultato. No, ma questi qua veramente chissà da dove hanno pensato di essere in questo momento. Pasquale Di Marzo. Esatto. Sì, Pasquale Di Marzo, giocatore del Vitulano. Sì, giocatore del Vitulano. Vabbè, vedi ancora. Ezio, il capitano e il vicecapitano del Rotondi. Ah, ci stanno. E io non riconoscevo. Ah, si sta seguendo tutti i Rotondi. Tutti i Rotondi. Ecco. Vogliamo fare un applauso comunque a Rotondi per lo splendido campionato che ha fatto e tenuto testa alla squadra dell'Antonio Tedino fino alla fine. Antonio Tedino sembrava aver fatto il vuoto a un certo punto, poi piano piano è stato risucchiato dal Rotondi fino ad esultare solo all'ultima giornata. Potevano esultare anche prima. Quindi il Rotondi, ecco, si trova bello carico per andare a giocare con De Lozzano. Non ci andare, stamma a sentire, non ci andare. Ok, ciao ragazzi, ciao. I ragazzi dei Rotondi. Ragazzi, allora Stefano, ecco, se ci state ascoltando, volete che Stefano Dinuzzo venga a Rotondi a nome di Campania Football per fare belle fotografie a questo evento nella finale playoff? Fatecelo sapere al numero di telefono. Vuoi dire il numero di telefono tuo? Facciamo finire a Carmine. Ok, facciamo finire a Carmine. Quindi Carmine, da Carpi poi. Dopodiché ho avuto, diciamo, delle persone importanti, non hanno mantenuto la parola, ecco. Dopodiché mi sono trovato, ecco, da giocare in campionati importanti a stare senza squadra. E così intervenne un carissimo amico, Luca Batiello, che è di Durazzano, però è andato lì in Australia a fare altro. Okay. E dopodiché lui mi mise in contatto con un presidente del Metro Stars, che è la squadra in cui sono stato per quasi 2 anni,
e ho fatto una prova, dopodiché subito mi hanno fatto firmare e sono stato lì per 2 anni calcistici, ecco. Che bello. Alessandro, come ti aspetti l'Australia, un campionato in Australia? Molto fisico forse. È così? Molto sì. Fisico? Corrono tanto, anche se diciamo la nostra società comunque aveva un'impronta anche italiana, quindi c'era anche un pochino di tattica, di organizzazione anche di gioco, però comunque correvano tanto, molto forte.